Oh, beh, chi c'è? Il camper. Niente, adesso faccio vedere su un piccolo inciso. Questo è un lavoro fatto con la gomma liquida. Tutto, vedi? Vi faccio solo notare quanto, sebbene il prodotto sia buonissimo, è rimasto attaccato. Vedete, col cutter non c'è praticamente, c'è qualche segno lì, là, dall'altra parte, però la maggior parte è tutta roba che non è aderito. Perciò quando la date sotto vuole pulito, cartato, sgrassato, vuole fatto ogni cosa, non dato così sopra alla boia di un Giuda, perché non servirebbe una massa. E allora niente, queste cose bisognerebbe che quando guardate i video ci fate attenzione, perché mica, forse sono io più cretino che vi dice cosa bisogna fare. Però una bella pulizia prima di darla, perché vedete, guardate mo qua, e questo è quello che io ho tolto. Oltretutto ho fatto anche, ecco, questi dove ci sono i pori, era la parte che era un po' più attaccata di tutto il resto era appoggiata lì, stava lì con uno sputaccio, vedete, è venuta via intera. Ci ho messo quasi un'ora a tirarla via, per l'amor di Dio, perché non era, era dove era rimasta attaccata, era dove c'era l'alluminio qui, questo qui, l'alluminio puro, perché intorno all'oblò ovviamente ci hanno messo una cornice di alluminio, che chissà per che motivo ci avrà messo una pezza, non sto a indagare più di tanto perché sono qui, non si finisce più. E niente, lì c'è una vite messa lì alla traditora, che è quella lì, che chissà se è sigillato o meno. Comunque questo è il risultato, vedete, di un'ora di lavoro per togliere via tutto quanto, perché chi l'ha dato si sì, ha risparmiato, però dopo poi il risultato non c'era. E anche perché, vi ripeto, quando si va a vendere un camper, solo un semo non ci guarda queste cose. Uno dice vabbè, sul tetto, però da qua si capisce come possono essere stati fatti i lavori su un camper. Immaginatevi quando vedete tanto fai da te fatti in questo sistema, che cosa potrete andare incontro. Perché il web dice bene, dice che con 6.000 euro, 4.000 euro si trovano dei camper in ordine che ci fanno. Io torno a ripetere, in tanti anni l'80% di quelli che ho visto da prezzo, da baza, sono tutti da buttare via e sono da mettere in galera quelli.